Partita, rec, rec, gira, cicla. Ecco, partito. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Continuiamo ad ammettere coloro che si stanno collegando dalle varie classi, da ingegneria, dalle scuole, dagli istituti tecnici che collaborano a questo progetto che oggi vogliamo un momento così celebrare, anche sentendo dalla viva voce di tutti quelli che vorranno poi dare un contributo alla discussione. Ringrazio quindi tutti di essersi collegati, di tutto l'immenso lavoro preparatorio che c'è dietro questi pochi minuti di incontro. Allora iniziamo con una presentazione, che bello, c'è una classe collegata, grazie Francesco. Adesso allora Francesco Inglese è lo storico co-docente del corso di tecnologia meccanica che facciamo a ingegneria gestionale e ingegneria dell'energia. Quindi saluto tutti coloro che sono collegati dalla scuola. Antonio Bruno, buongiorno carissimo. Grazie a tutti i ragazzi che vedo nelle classi. Poi prego i rispettivi docenti di presentarli per dare il giusto spazio a ciascuno. Francesco è la persona che permette la realizzazione del mitico progetto di tecnologia meccanica che vedo Angela sorride, che gli attuali professori, una volta anche loro studenti, hanno fatto e che è rimasto invariato nei secoli. Allora, questo progetto di tecnologia meccanica che sul quale ci siamo fatti le ossa è uno strumento di formazione formidabile. Però mi sembra che in questa nuova esperienza possa essere anche un po' modernizzato, no? Ci permette di entrare in comunicazione, creare un filo continuo che va dalla scuola superiore fino all'università. Dove appunto chi viene dalla scuola non ha un ruolo secondario, anzi, semmai un ruolo fondamentale, no? Perché chiediamo ai docenti e ai loro studenti delle scuole di essere poi coloro che realizzeranno il pezzo che scaturisce dal progetto fatto dagli studenti di ingegneria, no? Quindi danno completezza, piena completezza al lavoro, sperando di accoglierli, no? Di accogliere i fratelli minori poi nei vari corsi di ingegneria per coloro che appunto vorranno continuare questo percorso. Vabbè, non volevo fare un lungo discorso, quindi andremo avanti con i saluti anche. Allora, introduco Francesco Lupi, l'ingegnere Francesco Lupi, che presenterà il suo progetto, che è stato uno permettetemi di dirlo, uno degli ottimi progetti, anche se fatto qualche anno fa. Ma prima, ci sarà un progetto appena terminato, proprio di quest'anno, che prego Francesco di introdurre. Quindi al termine delle presentazioni poi faremo un giro di saluti con i vari docenti, il professor Colucci, Fabrizio Boni e naturalmente Angela Rossovivita. A tra poco. Ciao a tutti, più che Francesco io direi dare la parola a Leandro Matteucci e tutto il team, così ci illustrano la condivisione, perché credo che tutti i ragazzi che sono da scuola poi all'una ci debbano abbandonare, immagino, i miei alle 12:55 poi devono uscire dalla classe. Allora Corri, partiamo subito, sì, vai, 12:55 chiudiamo, sì, all'una chiudiamo. Si vede? Allora, intanto buongiorno a tutti, io sono Leandro Matteucci. Un saluto particolare all'ITI di Pontedera, che è stata la mia ex scuola. E ora provo, ditemi se vedete lo schermo. Ancora non arriva, non è partito, anzi, ancora. Ecco, sì, sta arrivando. Bene, Vede? è partito, si vede benissimo. Prego, 5 minuti Ok. a testa, se parlate in tre.
Sì, allora adesso andiamo appunto a presentare velocemente gli aspetti principali e quelli un po' più particolari del nostro progetto. Ora Luca vi introduce un po' brevemente il pezzo, che è una parte di un'arma, come si intravede dalla foto. Vai Luca. Allora, la Beretta 92 è una pistola semiautomatica che attualmente è in dotazione all'arma dei carabinieri. Ed è la prima pistola a doppia azione, significa che con il cane abbattuto, premendo il grilletto, si riesce a sparare il colpo senza dover intervenire manualmente sul carrello. L'elemento che abbiamo trattato nel nostro elaborato è il percussore, che è l'elemento numero 12, come si può vedere in foto, di questo esploso. E risulta essere quel pezzo che colpisce l'innesco situato sulla parte posteriore della cartuccia e fa scaturire l'esplosione della polvere da sparo contenuta al suo interno. Per garantire un corretto funzionamento, il percussore deve avere un'elevata durezza per resistere agli urti senza deformarsi. Nella foto in alto a destra si ha un esempio di un percussore nuovo sulla sinistra e sulla destra un percussore deformato, che è ciò che bisogna evitare. Inoltre deve avere anche una forte tenacità per assorbire colpi senza spezzarsi. Per questi motivi la scelta del nostro materiale di partenza è ricaduta sulla ISI 416, che è un acciaio martensitico che viene utilizzato spesso per la produzione di armi. E esso presenta le caratteristiche prima elencate, che tuttavia sono ulteriormente conferite da un processo un trattamento termico di bonifica. La bonifica è divisa in due processi, la tempra e il rinvenimento. La tempra conferisce la durezza al nostro pezzo, mentre al nostro materiale, mentre il rinvenimento, allentando le tensioni interne, conferisce tenacità. E inoltre, come si può vedere dalla tabella, ha una resistenza alla rottura che varia da 700 a 1000 MPa. E per la realizzazione del nostro pezzo abbiamo studiato un processo che prevede molte varie operazioni di tornitura. E per la scelta del nostro macchinario è stato fatto un calcolo di massima per verificare la potenza necessaria che doveva avere il nostro tornio. La scelta è ricaduta sul tornio Grazioli Dania 180, che come si può vedere dalla scheda tecnica ha una potenza motore massima di 4 kW e i giri del mandrino che variano dai 20 ai 2000 giri al minuto. Un'altra caratteristica che ci ha portato a compiere questa scelta è il fatto che esso sia dotato di un mandrino passante, che ci permette di limitare l'operazione di taglio barra, riducendo così sia i tempi passivi che i costi. Tuttavia, l'operazione di taglio barra è necessaria perché l'utilizzo di barre troppo lunghe causerebbero flessioni di questa, anche lievi, durante l'operazione di tornitura che porterebbero a un risultato non idoneo del nostro processo. E nel nostro elaborato, le barre di partenza ci venivano consegnate di 3 o 6 metri. Abbiamo deciso di utilizzare barre di lunghezza 1 metro, che ci permettevano di fare 16 pezzi l'una, perché il nostro percussore è un elemento molto piccolo e ci permette di riuscire a realizzare 16 pezzi con barre di 1 metro. Adesso lascio la parola a Tommaso che vi illustrerà il processo di fresatura. Sì, l'altra macchina utensile che abbiamo previsto di utilizzare per il nostro ciclo produttivo è appunto la fresatrice, in particolare la scelta ricaduta sulla CNS a testa veloce FM150 per principalmente due motivi. In primis, come per il tornio, abbiamo eseguito un calcolo di carattere cautelativo, maggiorando i parametri di taglio delle nostre operazioni. E ci è venuto fuori una potenza di taglio di circa 1 kW. Quindi questa fresatrice in particolare ha potenza sufficiente per soddisfare queste richieste. E in secondo luogo, le nostre frese, avendo un diametro piccolo, per raggiungere le velocità di taglio che ci sono state consigliate dai nostri fornitori, dobbiamo effettuare lavorazioni con un numero di giri molto elevato e questo tipo di macchina ce lo consente. Andiamo poi a illustrare due esempi di lavorazioni.
in particolare una per la fase di tornitura e una per la fresatura, e come si vede dal disegno andremo a illustrare oggi quella di sgrossatura della superficie 1 e della superficie 11. Il primo esempio è appunto la cilindratura esterna di sgrossatura per la superficie 1. In questo caso i parametri di taglio sono stati scelti consultando il catalogo dell'utensile dal sito Sandvik Coromant, che ci è stato utile anche per la scelta dell'utensile, sfruttando la sua guida, la sua funzione Tools Guide. Poi abbiamo stimato anche qui la potenza di taglio richiesta attraverso la formula della slide, dove FZ è la componente principale della forza, data appunto dalla pressione di taglio per la sezione di truciolo, che dipende a sua volta da avanzamento e profondità di passata. E da qui vediamo appunto la potenza richiesta 0,66 kW. Il secondo esempio di oggi è l'operazione di fresatura frontale di sgrossatura. Anche qui i parametri sono stati considerati, sono stati selezionati da catalogo, e anche qui, come per l'operazione precedente, è stata stimata la potenza attraverso questa formula, dove a differenza di prima, al posto di FZ troviamo la componente tangenziale T, che dipende ancora dalla pressione di taglio, dalla sezione del truscio e dal numero di denti in presa. Ora vediamo come abbiamo progettato una attrezzatura speciale per l'operazione di fresatura. E allora, adesso passiamo a un aspetto magari un po' più particolare del progetto, ovvero un'attrezzatura speciale che abbiamo pensato di progettare appunto per l'elaborazione di fresatura, in particolare per evitare che il pezzo durante queste lavorazioni si flettesse in modo eccessivo. In prima battuta abbiamo pensato di progettare questa staffa in questo modo, con una semistaffa inferiore che viene bloccata sulla tavola portapezzo, su cui poi viene appoggiato appunto il pezzo, e bloccato mediante una semistaffa superiore, bloccata a sua volta da quattro bulloni M5. Allora, questa prima soluzione presentava alcuni problemi. Uno su tutti, l'ingombro dei bulloni, come si può vedere da questa immagine qui, non avrebbe permesso la lavorazione in particolare di questa faccia con la fresa, e in più aveva dei tempi passivi molto elevati, perché l'operatore avrebbe dovuto ripetere questo assemblaggio per ogni pezzo. In secondo luogo abbiamo pensato di rivedere questa attrezzatura mettendo al posto dei quattro bulloni due viti mordenti, che appunto andavano ad annullare l'ingombro e in più a ridurre i tempi passivi. Ma anche qui ci siamo accorti che questi tempi potevano essere ulteriormente ridotti semplicemente progettando l'attrezzatura in un unico pezzo. Infatti in questo modo i tempi passivi vengono praticamente annullati, in quanto la staffa viene montata all'inizio della produzione del lotto una sola volta, e poi l'operatore andrà ad infilare il percussore dalla parte anteriore della staffa e bloccarlo tra le griffe del divisore, che viene montato appunto per poter realizzare le varie superfici inclinate alla fresatrice. Qui si vedono alcune delle tavole, il complessivo a sinistra, mentre il particolare sulla destra, di cui ci siamo fatti fare un preventivo da un'azienda taglio laser qui della zona, è venuto un prezzo di circa 7 euro. Passiamo adesso velocemente al processo di fusione. Noi abbiamo previsto di produrre un lotto di soli 20 pezzi per la fusione, per un uso, diciamo, da esposizione in musei o quant'altro. Questo perché il processo di fusione, date le caratteristiche meccaniche richieste al nostro pezzo, non avrebbe garantito appunto a produrre pezzi che poi potessero essere utilizzati sull'arma. Il processo scelto è stato un investment casting con modello ottenuto tramite processo additivo, ovvero con stampante 3D. Il modello viene stampato con questo materiale chiamato Polycast, che è un polimero appositamente studiato per questo processo, che una volta riscaldato libera la forma senza lasciare residui. Quindi vengono stampati sia i modelli che il canale di collata e gli attacchi di collata, e poi vengono assemblati, incollati
in questa forma che è chiamata albero di colata. Una volta assemblato questo albero di colata viene immerso in un liquido ceramico e investito da polvere refrattaria. E questa operazione viene ripetuta per 5-6 volte per formare un guscio di spessore adeguato a sorreggere poi il metallo liquido. E fra un'operazione e l'altra questo guscio deve essere fatto asciugare. Una volta che questo guscio è dello spessore idoneo asciugato, viene messo in forno a 1100-1200 gradi per circa un'ora, e in questa fase il guscio cuocendo si indurisce e il polimero libera la forma lasciando al suo interno appunto il negativo dei pezzi. E poi per sicurezza questa forma, dopo essere raffreddata, viene risciacquata con acqua per essere sicuri che non siano presenti residui al suo interno. A questo punto la forma è pronta ad accogliere la colata, ma prima di appunto accoglierla deve essere preriscaldata a una temperatura di circa 800 gradi per evitare che il metallo liquido subisca uno shock termico eccessivo, e questo potrebbe provocare il fenomeno di gocce fredde. Quindi una volta preriscaldata viene fatta la colata, poi si fa raffreddare appunto il metallo, solidificare, e il guscio viene rotto e i pezzi vengono distaccati. Questo processo presenta alcuni vantaggi. Uno su tutti, il fatto che i pezzi non richiedono successive rilavorazioni. Infatti vengono anche chiamati net, questo processo si dice che fa pezzi net shape, forma netta. Poi altri vantaggi che ci sono è che sul modello non devono essere risolte problemi di estraibilità come di sottosquadro, né essere previsti angoli di sformo. Questo perché il modello non deve essere appunto estratto né da stampi né da forme, ma viene semplicemente ottenuto con processo additivo e poi il guscio viene rotto, quindi non ce n'è bisogno. Invece uno degli accorgimenti che bisogna adoperare, che è stato fatto sul nostro modello, è quello di raccordare gli spigoli vivi. Questo perché in presenza di spigoli vivi, in fase di solidificazione, si creerebbero tensioni interne che potrebbero innescare cricche. In più, il modello deve essere dimensionato usando metro a ritiro, ovvero in base al materiale, che nel nostro caso è una ghisa grigia, deve essere appunto sovradimensionato. Questo perché il metallo, quando si solidifica, si contrae, quindi se io voglio un modello, un pezzo che deve avere una certa dimensione, andrò a sovradimensionare leggermente il modello, così che quando il metallo è solidificato avrà le dimensioni volute. Dopodiché siamo passati allo studio al calcolo dei moduli di raffreddamento per verificare che la solidificazione avvenisse in modo direzionale. Cosa vuol dire? Abbiamo diviso il modello in forme più semplici, semplificate, quindi cilindri e semicilindri, e per ognuno abbiamo calcolato il modulo di raffreddamento, ovvero un valore che indica la velocità con la quale la parte si solidifica, e viene calcolata facendo il volume della parte fratto la superficie. Più questo modulo è grande, più il pezzo, la parte, si solidificherà lentamente. Questo risulta intuitivo anche guardando la formula: se a parità di volume si aumenta la superficie, quindi questo modulo si riduce, il pezzo, la parte, si raffredderà più velocemente. Quindi siamo passati appunto al calcolo del modulo di ogni parte, e abbiamo visto che la solidificazione avviene in modo direzionale, però con due fronti solidificazione. Uno che parte dalla parte 1 e uno dall'estremità destra, dal 6, verso la parte 4, che è l'ultima a solidificare. Quindi abbiamo pensato di posizionare l'attacco di colata su questa parte in modo che potesse essere alimentata per tutta la fase di solidificazione, evitare che il pezzo accogliesse cavità di ritiro. Siccome sono state fatte semplificazioni, approssimazioni durante questi calcoli, abbiamo pensato di fare una verifica alternativa con SolidCast, quindi un metodo agli elementi finiti. E abbiamo visto che in realtà l'ultima parte a solidificare non è esattamente la 4, ma è un'intersezione fra la 3 e la 4. Quindi abbiamo riposizionato l'attacco di colata in questo punto in modo da alimentarlo. A questo punto siamo passati al dimensionamento del resto dell'albero di colata, che, come dicevamo prima, è formato dal canale di colata e dai vari attacchi di colata. Per dimensionarli si sono dovuti rispettare alcuni vincoli. Uno è quello che dice che il modulo di raffreddamento del canale di colata deve essere il 20% maggiore di quello del pezzo, e quello degli attacchi di colata il 10% maggiore del pezzo. Questo affinché appunto la solidificazione
potesse partire dal pezzo, poi devi seguire negli attacchi di colata e infine nell'attacco del canale di colata, che in questo caso funge da materozzo e quindi accoglierà la cavità di ritiro. Un altro vincolo è quello delle sezioni, questo perché appunto il metallo liquido deve riempire completamente la sezione di tutti i canali, e per far ciò la sezione del canale di colata doveva essere il doppio della sommatoria di tutti gli attacchi di colata, quindi di 20 volte gli attacchi di colata. Una volta dimensionato in questo modo tutto il sistema, abbiamo fatto alcune verifiche alternative anche qui. Una è quella del massimo volume alimentabile. Infatti, come detto, qui il canale di colata fungerà da materozza e quindi abbiamo verificato che il suo volume fosse sufficiente ad alimentare tutti i pezzi. Poi un'altra verifica che abbiamo fatto è quella del metodo di Kane, che mette in relazione il modulo del canale di colata e il modulo da parte da proteggere e i loro volumi. E in ultima analisi abbiamo fatto una verifica ancora con Solidcast per andare appunto a verificare che la sequenza di solidificazione fosse quella stabilita. E come possiamo vedere, la verifica ha dato esito positivo, infatti la solidificazione parte dal pezzo, segue negli attacchi di colata e l'ultima parte a solidificare è il canale di colata che poi accoglie la cavità di ritiro e protegge i pezzi. Per verificare anche quest'ultima cosa abbiamo fatto un'altra analisi con livello di integrità che appunto ci mostra che la cavità di ritiro è stata accolta totalmente dal canale di colata e ha protetto correttamente tutti i pezzi. Grazie a tutti per l'attenzione e noi rimaniamo a disposizione per eventuali domande. Salve a tutti, se siete d'accordo parto velocissimo, io cercherò di riassumere in 5 minuti. Scusate un attimo Francesco, dato che ci sono delle classi che ci devono lasciare all'una, eventualmente chiederei a docenti di queste classi se vogliono fare un intervento, così avevo capito, ecco. Poi riprendiamo. E poi c'è la mano alzata del professor Colucci, che sicuramente avrà la parola. Allora facciamo così. E Angela, Francesco, lasciate. Allora, Fabrizio forse. Vieni Fabrizio, vai. Aspetta che vieni. Mi vedete? Sì, mezzo, vabbè, ci vediamo a metà. Io sono mascherato con le spalle la classe, vabbè, io sì, approfitto semplicemente per ringraziare. Io mi chiamo Fabrizio Boni, per chi non conosce, sono l'insegnante dell'IES, anzi dell'IES da Vinci Marcetti. Alle mie spalle c'è una quinta aeronautici che in qualche modo ha cominciato a collaborare, anche se loro tra poco ne hanno finito, insomma, con questa bella iniziativa, e niente, posso solo ringraziare l'università, faccio complimenti ai ragazzi che hanno fatto questo lavoro, ragazzi di ingegneria che abbiamo appena mostrato, e niente, rinnovo almeno con queste classi qui, perché chiaramente sarebbe più opportuno partire con una collaborazione anche futura con le classi quarte, così c'è un po' di tempo per potersi organizzare. Ormai questi qui, i miei bimbi di quinta, sono vicini alla meta finale, sono abbastanza impegnati, però spero, ecco, nel mese di maggio, se si riesce magari a rifare qualche incontro come abbiamo già fatto nei nostri laboratori, mettendo a disposizione quello che abbiamo, l'esperienza di Francesco Spigliati eccetera, insomma, per vedere qualcosa di pratico, ecco, insomma. Per il resto niente, approfitto solo per salutare tutti quanti e augurare buon lavoro a tutti gli studenti. Bocca al lupo allora a maturandi, grazie Fabrizio, professor Fabrizio Boni, di tecnologia aeronautica del Leonardo da Vinci di Pisa. Benissimo, vogliamo far parlare, completare il giro dei prof e poi per coloro che si possono trattenere ascoltiamo la presentazione dell'altro progetto, così che tra l'altro ha tanti aspetti che si possono approfondire, quindi così ci possiamo anche trattenere. E poi vorrei chiedere anche magari a buttare in chat se c'è qualche domanda dei
degli studenti, se vogliono. Angela, volevi intervenire tu prima di lasciare? Si può intervenire noi da Foiano, che siamo più lontani. Poi va bene, allora Mauro, Angela. C'è uno studente qui che si voleva fare una domanda. In pratica prima ho visto il disegno del mondino con quel pezzo fissato lì, non ho ben capito come funzionava quella barra collegata. Non so se sono già andati in vacanza alle Hawaii. No, ci siamo, prof, ci siamo. Prego, Persa. Che faccio, ricondivido? Sì, condivide. Però scusate, le domande tecniche, se vi potete trattenere, le possiamo, facciamo un momento di saluto un po' più celebrativo, un po' più su. Va bene. Va bene, e poi ci tratteniamo. No, ha voglia, va benissimo, ci cavolo, è pienamente nello spirito, è un modo per fare anche... dialogare, ragazzi, grazie Mauro e grazie allo studente che ha fatto una domanda intelligente. Sì. La presentazione, mi volevo complimentare intanto anche io, perché la vedo ora per la prima volta, infatti in prezzi che forse non rende benissimo con questo strumento, ma penso che la potranno mettere a disposizione. Vi metto in chat, se siete d'accordo, il link al sito del progetto, nel quale poi tutti possono contribuire. Quindi se sviluppate del materiale e volete farlo conoscere su questo ambito, l'iniziativa è il Laboratorio Live, perché si lavora intorno a prodotti, mezzi, aeroplani, droni, skateboard, eccetera, no? Si costruiscono parti, ci sono le tecnologie, ci sono quindi su queste esperienze costruiamo macchine utensili, ecco, su queste esperienze condividiamo materiale, se siete d'accordo. C'è un canale YouTube, intensifichiamo questa attività. Bene, allora vi ho messo il link nella chat, quindi aperto a tutti i vostri contributi. Allora, Mauro, grazie di essere collegato. Angela stava prendendo la parola. Vieni, carissima. Ciao, intanto saluto tutti. Qui davanti a me c'è una terza aeronautici dell'ITI di Pisa e c'è una quarta collegata, che oggi sono in didattica a distanza, quindi ci sono i ragazzi collegati da casa. Vi volevo salutare, mi sembra un'iniziativa molto interessante e penso che alcuni dei miei studenti parteciperanno a queste iniziative di adozione, vogliamo dire così, dei ragazzi di scuola superiore, perché penso che sia una... ai fini dell'orientamento anche penso che sia un'iniziativa estremamente importante, anche se loro si sentono intimiditi perché si sentono dei neofiti rispetto a quello che hanno appena visto presentato dagli studenti. Però penso che sia comunque interessante avere queste esperienze di introduzione almeno allo studio, alle fasi di studio successive alla scuola superiore. Quindi io ora vi devo lasciare perché loro sono impegnati con altre attività. La quarta resterà collegata con voi e penso che ci siano alcuni studenti che vorranno farvi delle domande, soprattutto relativamente all'eventuale partecipazione a questa iniziativa. E basta, non ho altro da dirvi. Grazie mille per questo invito veramente interessante. Angela, grazie infinite, mi piace molto la parola adozione, mi sembra la parola giusta da utilizzare, e vorrei anche dire che non si devono sentire intimiditi solo i ragazzi delle scuole, penso anche gli studenti di ingegneria, perché insomma questo era un progetto ben riuscito, naturalmente c'è chi si impegna di più su alcuni esami che su altri, questo rientra nella capacità di nella voglia di approfondire questa o quella materia.
come sempre avviene naturalmente nella scuola. Va bene, allora grazie ancora Angela, buona prosecuzione ai ragazzi che ci lasciano. E apriamo pure il fuoco con le domande tecniche. Francesco, non so se vi do aperto il microfono. Nel frattempo i ragazzi ovviamente ci hanno prendere il pullman, ci hanno salutato, però diciamo ora tanto non era quello il problema. Volevo approfittare per dire quello che ho detto prima, magari preferivo fargli ascoltare più la presentazione. Chiaramente, come dicevi tu, lo scopo dei ragazzi di ingegneria non è poi realizzare il pezzo vero e proprio, perché fondamentalmente fanno uno studio teorico, quindi chiaramente cercano di fare tutto un percorso e di immaginare molto le cose da fare, quindi diciamo sia sulle lavorazioni sia sulle macchine è tutto parecchio teorico. Questa occasione potrebbe essere il momento per fargli vedere dal vivo, soprattutto a chi ha fatto licei, abbiamo persone che provengono da licei classici, licei scientifici, mi è capitato qualcuno del ragioneria in passato, quindi persone completamente diciamo all'asciutto di cose tecniche, di fargli vedere magari dal vivo qualcosa. Quindi ribadisco che lo scopo non è quello di spaventare, di far vedere cose complicate, nel senso più di farli avvicinare un po' alla concretezza, alla praticità. Benissimo, vero, verissimo, per benissimo. Per i colleghi non è che c'è richiesta di fare grandi contributi, ci sarà la richiesta magari di fargli vedere delle cose, dargli delle informazioni, quindi io mi pongo sempre nei panni degli insegnanti, anche dei ragazzi dell'IT che hanno un po' più di preoccupazione quando sentono pezzi molto complicati. Ecco, volevo dire solo quello di stare tranquilli. Va bene, grazie di questa raccomandazione. No, ma ci avete delle officine, ci avete delle attrezzature e dei docenti che sono fantastici nelle scuole, quindi penso che lo scambio sia assolutamente paritario in questo progetto. Tutti hanno da guadagnarci un mucchio. Dicevo Michele. Bene, Mauro. Professor Colucci è un'istituzione nella provincia di Arezzo e provincia. Non è vero. Dicevo, allora noi si partecipa un po' all'ultimo momento, siamo arrivati, ora un po' anche per mettere le mani un po' avanti e poi continuamente ci mettono le persone, i ragazzi in quarantena, ecco perché i tuoi non hanno ricevuto delle risposte. Comunque qualcuno si sta appassionando, allora noi si partecipa con una terza e una piccola componente di quarta. Diciamo che le cose che sanno fare le sanno fare discretamente da un punto di vista pratico, no? Poi ci siamo noi che ci si butta sempre l'occhio, ecco. Quindi magari le domande tecniche sono anche perché la visione che teniamo qui è un po', diciamo, limitata dalla considerazione che devono imparare dei lavori che sono nella vallata, non è che, mentre che un ingegnere ci mancherebbe altro, un tecnico, insomma, è bene che faccia quei lavori. Quindi, tutto qui. Per il resto guardiamo quello che si riesce a fare, speriamo che siamo d'aiuto a qualcosa. Io ritengo molto utile che gli studenti di ingegneria si avvicinino alle officine, te l'ho detto molte volte, io da ex studente di ingegneria diventai matto a fine anni 80, proprio a Pisa, a Firenze ho studiato, perché in officina non ci si andava e dopo si rischia di progettare dei pezzi che non si possono fare, che non si possono lavorare, che magari bisogna la macchina che per fargli è in America, cioè tutte delle considerazioni molto molto pratiche e in questo ve si può dare una mano, ecco. In altre cose le nostre conoscenze sono da istituto professionale, quindi onore a Liti e a ingegneria, tutto qua. Grazie mille di questo contributo. Hai detto che siete arrivati ultimi, ma in realtà l'elenco dei nominativi è stato
ad essere saccheggiato dai ragazzi, non mi sembra che mi fa molto piacere, e allora, i ragazzi devono fare anche questa considerazione, e ve l'ho detto, vi ho messo in contatto con dei ragazzi, veramente qualcuno ha poco più di 16 anni, quindi non dico timidi, ma insomma, no, per relazionarsi un pochino ci mettono, un po' di pazienza ci vorrà. Hai detto bene, l'aspetto di relazione è fondamentale. In mezzo a questo mondo virtuale, i ragazzi ci hanno da parlare non solo di cose tecniche, ma anche da scambiarsi informazioni concrete, perché alla fine il pezzo di ferro deve venire fuori, se no è tutto, no? La faccina, faccine mano su, mano giù, diciamo, le porta via il vento. Invece c'è da fare delle riunioni concrete, riunioni tecniche, come si fa nelle aziende, dove la progettazione discute con la produzione le soluzioni, si arriva a risultati e si impara a dialogare, a discutere, a aggiustare i toni, no? A mantenere comunque relazioni professionali, si impara a esprimersi, si impara a ascoltare, a capire, e il teamwork è uno degli elementi fondamentali, specialmente con il grado di specializzazione sempre più alto che si richiede, che le aziende richiedono. Bisogna imparare a dialogare anche con persone che hanno competenze, culture, formazioni diverse, perché se no non ci si intende. Un informatico con un meccanico, quello deve far capire come vuole il software, quello deve fargli capire come deve essere fatto il pezzo. Non si intenderanno il medico che deve parlare col tecnico, non si intenderanno mai, no? E questa è una bellissima palestra anche per imparare a dialogare tra persone. Il lavoro di squadra, sono pienamente d'accordo, un bellissimo elemento di forza, una bellissima palestra dove persone vere si trovano e lavorano insieme. Andrei avanti con la presentazione di Francesco Lupi, e poi coloro che sopravvivono potranno entrare nel merito per le parti tecniche, e tutti i ragazzi potranno rispondere, dare tutti i chiarimenti necessari. Quindi preparatevi, adesso aprite il fuoco sulla parte tecnica. Va bene, allora, intanto ringrazio il professore per l'opportunità che dà a me in questo momento, ma soprattutto a tutti i ragazzi che avranno modo di cimentarsi in questa bellissima iniziativa che secondo me ci porta avanti rispetto al concetto che c'è adesso. L'università ci porta lontano, quasi in America, dove magari già queste cose vanno da tempo. Poter mettere le mani in pasta fa bene anche agli ingegneri, troppe volte magari si perdono in teorie. Quindi, come diceva anche il professor Francesco Inglese, abbiamo tanto da imparare. Io mi metto nel mucchio di quelli che hanno visto tanta teoria e magari purtroppo gli è mancato un po' di pratica, perché io sono appassionato. Oggi vi parlo di un cilindro della Piaggio che ho qua, vi faccio anche vedere. È un cilindro 50 centimetri cubici, fatto vicino, insomma, fatto a Pontedera, probabilmente per motivi di mano d'opera è stato fatto da altre parti, però è stato progettato, suppongo, nella sede di Pontedera. Vi condivido lo schermo e vi faccio vedere brevemente in 5 minuti. Professore, mi prendo 5 minuti, rimango corto, va bene, non entro in merito su argomenti troppo di dettaglio. Datemi un cenno se vedete lo schermo. Vedete? Per un momento è arrivato qualcosa? Sì, io lo vedo. Cilindro okay. 55. Ok, allora, quindi 5 minuti, vi riassumo questo viaggio che ho fatto durante il progetto di tecnologia meccanica qualche anno fa. È stato un viaggio quindi che ha riguardato la progettazione del processo produttivo di quell'oggetto che ho fatto vedere, il cilindro della Piaggio. Qua vedete delle immagini del pezzo. Diciamo, questo progetto è partito con la collaborazione con la Piaggio, che ci ha offerto la possibilità di usufruire del progetto di definizione, quindi disegni, le messe in tavola sviluppate dagli ingegneri della Piaggio. C'è un vincolo di riservatezza tutt'oggi su questo documento, quindi vabbè, non si legge niente. Comunque, grazie a questa collaborazione ci è stato dato questo documento, e da questo documento abbiamo iniziato a, diciamo, a progettare come poterlo produrre. Questo pezzo è abbastanza, direi, abbastanza complesso. Ora non si vede molto. Comunque ha un discreto grado di complessità, sia per la natura
del pezzo, sia per, diciamo, anche di conseguenza, quindi anche il processo di produzione che ci sta dietro. Come in tutti i progetti, si parte dalla definizione del materiale, che materiale utilizzare in base alle funzioni del pezzo, quindi vari parametri, diciamo, meccanici del materiale, tra cui durezza. In questo caso particolare ci siamo soffermati su aspetti relativi alla frizione, perché all'interno del cilindro deve scorrere il pistone, quindi ci sono determinate caratteristiche che ci interessavano, aspetti di conduzione termica, perché in questo caso è un raffreddamento aria, non è un raffreddamento a liquido, quindi quando è in uso il motore, quindi il cilindro si surriscalda, è bene che si raffreddi. Per questo motivo ci sono le alette di raffreddamento, ma anche un materiale che consente una buona conduzione termica aiuta. Quindi abbiamo selezionato una ghisa particolare, una ghisa sferioidale, non entro nei particolari. Comunque, una volta scelto il materiale, siamo andati a definire il processo di produzione. Ovviamente alla Piaggio si parla di produzione in serie, no? Questi motori cilindri 50 ne fanno quantità industriali, e una geometria di un pezzo complessa. Quindi ci siamo trovati di fronte alla domanda: va bene, come si può produrre in serie un oggetto di questo tipo? Dopo averci ragionato un po', analizzato sia gli aspetti della geometria, sia diciamo, i classici processi produttivi, ovviamente siamo cascati nel processo di fusione, perché a livello di non potevamo partire da un pieno e andare a lavorarlo per asportazione, ovviamente, perché ci sarebbe stata una quantità di materiale sprecato. Non è il processo naturale quello di produrre il cilindro con processo di asportazione cruciolo, bensì ci siamo concentrati quindi sul processo di fusione, per poi andare dopo a lavorare determinate superfici che necessitavano determinate finiture con lavorazioni meccaniche, quindi frisature e quant'altro. Oggi vi faccio vedere brevemente quindi la fase di fusione, dove ci siamo concentrati sulla formatura per shell molding. Abbiamo selezionato come soluzione, abbiamo ritenuto più adatta a questo oggetto, e ci siamo messi a realizzare il pezzo prima di tutto su un modellatore, quindi un CAD. Abbiamo realizzato un modello 3D con un software di modellazione. Qui vedete uno screen, diciamo un'immagine del pezzo, già diciamo questo è il pezzo di definizione, come dovrebbe essere il pezzo finito. Però prima di arrivare a questo punto, quindi si passa da un pezzo di fusione. Qui vedete il pezzo, il modello del greggio, con i vari sovrametalli, ok? Ancora non ci sono le lavorazioni, come dicevo prima, delle macchine intense, di qui ci sono... Si vede il pezzo come esce dopo una volta che si è solidificato. E abbiamo studiato diciamo, come facevano vedere i ragazzi in precedenza, prima con diciamo, metodi classici, non software, quindi cerchi di Hubers o i diagrammi di Kane, che avevano citato prima Leonardo, non so, gli altri ragazzi, definire quali sono le zone più complesse per il raffreddamento, per andare a valutare dove si potevano formare cavità di ritiro. Però questi sono metodi sperimentali, metodi empirici. Quindi abbiamo deciso di avvalerci di software. Ad oggi ci sono tanti software di modellazione di elementi finiti, di simulazione di colata e di fusione. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo importato il modello nel software. Qui vedete una vista della mesh. La mesh è un metodo per sintetizzare l'oggetto, diciamo, che abbiamo realizzato. Abbiamo definito i parametri del processo, il tipo di colata, quindi per gravità shell molding, il materiale, quello che vi dicevo prima, la ghisa sferioidale, e poi altri parametri, temperatura del guscio, perché lo shell molding è un guscio. Ora vi faccio vedere, tra qualche slide lo vediamo. Abbiamo fatto le simulazioni, abbiamo notato che in varie zone si vanno a formare delle cavità di ritiro dovute a un modulo di solidificazione alto, come era stato citato in precedenza, dove vedete queste zone rosse, sono le ultime a solidificare, quindi si vanno a creare delle cavità di ritiro. Per ovviare a questi problemi, ecco qui vedete le porosità in questa visione. Per limitare questi problemi, dopo vari studi, siamo andati a progettare un sistema di materozze e canali per andare a spostare queste cavità di ritiro nelle materozze, e poi sarebbero state asportate nella parte successiva del processo produttivo, che era quella di lavorazione macchina utensile. Abbiamo replicato la simulazione e in output siamo riusciti a trasportare diciamo, queste, come si possono chiamare, questi difetti, quindi questi difetti che sono
che non possono, diciamo, rendere conforme il pezzo, e abbiamo spostato in queste appendici che poi vengono rimosse nelle lavorazioni successive. Quindi, diciamo, la progettazione ha funzionato, questa è la conferma delle materozze. Poi c'è stata anche la simulazione della colata con i vettori, diciamo, di velocità del flusso. Non ve lo faccio vedere perché si creano turbolenze, dipende da come viene colato il getto, si possono creare altri tipi di difetti, che ora però non entro in merito. E è stato analizzato anche questo, sempre grazie al software di simulazione. E, va bene, vediamo un po'. Vi faccio vedere l'ultima parte, sullo shell molding. Ecco qui. Quindi noi, vi dicevo prima, questo pezzo viene realizzato per fusione. Come, quale processo? Il processo di shell molding. Lo shell molding è fondamentalmente un guscio, in questo caso un guscio di silicio, quindi di sabbia, degli elementi di, diciamo, di un materiale silicio, che viene così costruito. Si definisce la placca modello, che sarebbe nient'altro che la differenza 1, diciamo, il complemento del pezzo. Questa placca progettata per poter poi, con i giusti angoli di sforma, per poter poi estrarre la parte di sabbia, che viene praticamente fatta così: si mette la placca modello, la sabbia, poi si gira e la sabbia si dispone sopra la placca, placca modello, e una volta che viene surriscaldata si viene a creare un guscio, e questo è il guscio di sabbia, voi lo vedete qui in questo, anche questo è un modello 3D che è stato preparato semplicemente per motivi di visualizzazione, per rendere l'idea. E questo ci servirà, diciamo, la parte che andremo a riempire di materiale fuso. All'interno però ci sono una serie di problematiche, perché il cilindro dentro è vuoto, c'ha delle, c'ha, diciamo, la parte di aspirazione e di scarico, quindi c'ha le luci di aspirazione e di scarico. Queste parti qui si chiamano anime. Bisogna progettare anche delle casse d'anima, anche queste realizzate in sabbia. Qui c'è sempre il gioco del positivo e negativo, differenze booleane. Lì si va a creare il pezzo, per poi poter realizzare l'anima, quindi da delle casse d'anima poi si realizzano le anime, e queste anime sono particolari, sono state realizzate con stampante 3D, ce n'ho un esempio, poi ve lo faccio vedere, perché avevano problemi gli angoli di sforma da poter realizzare con le casse d'anima, mentre si è utilizzata solo per il corpo centrale, e in base a questo poi, diciamo, sono state fatte c'è tutta la parte di conclusione del progetto che riguarda la lavorazione con i macchinari, dalla tornitura alla fresatura, abbiamo utilizzato delle attrezzature speciali, non entro in merito perché non voglio rubare più tempo, concludo dicendo che questo progetto è sfociato anche in una pubblicazione, su un articolo scientifico, diciamo, dove si riassume quello che vi ho raccontato sulla fusione, e chiudo. Qua vi lascio la parola al professore o a chi vuole fare domande, vi faccio vedere anche l'animetta, questa è l'anima che è stata generata quindi con la stampa 3D, e niente, è interessante, penso, anche la parte pratica, qui io ho cercato nel mio piccolo di mettere un po' in pratica. Benissimo, benissimo, penso che abbia reso benissimo l'idea sulle particolarità del progetto, poi c'è tutta la parte standard naturalmente che viene fatta e quindi è ben nota, no? Quindi grazie di aver invece illustrato gli aspetti che hanno reso particolare, speciale questo progetto. E grazie a voi. Il motivo per cui l'abbiamo presentato. Grazie, grazie ancora, grazie mille all'ingegner Francesco Lupi. E era rimasta in sospeso una domanda dalla scuola di Fogliano, alla quale stava arrivando la risposta degli studenti che hanno presentato. Quindi ascoltiamo la risposta sul processo invece Polycast. Prego. C'è una mica la scuola. Non so se nel frattempo, non lo so. Io prof ci sono, non so se c'è sempre chi aveva fatto la domanda. Sì, ci sono. Ah, eccolo. La condivido. Vai, grazie. Datemi un segnale quando si vede. Per ora mi sa che sta caricando, Leandro, si vede. Si vede Benone, sì. Eccoci. Mi diceva la parte... Aspetti che qui, ecco.
In pratica c'era Scusate. il mandrino. Sì. Il mandrino del tornio qui. Sì. Ok. No, quella disegnata da SolidWorks. No, quello era il divisore. Ah, il divisore. Sì, era, sì, era, si vedeva questa qua, dice lei, aspetti, eh. Questa. Sì. Questo sì, è la parte del divisore, queste sono le griffe Ah, del divisore che si ok. Ora monta capito. sì, sulla fresatrice, sì. E questa staffa che hai collegato? Sì, allora vado direttamente a quella, queste sono quelle, diciamo, questa. Sì. Qui viene bloccata praticamente, questa si ottiene in un unico pezzo, noi abbiamo pensato di farla per taglio laser, poi una piegatura. E qui viene bloccata con una vite, poi sulla tavola portapezzo, sulle cave a T. Ora qui non si vede, non abbiamo fatto, ora magari qui si vede, diciamo da qui, questa sarebbe poi la tavola portapezzo della fresatrice. Ok, vai, ora ho capito, vai, grazie Va mille. bene, grazie, grazie per la domanda. Grazie ancora della domanda, sì, benissimo, benissimo, bravi, bravi. Allora, ci sono domande tecniche oppure sul progetto, oppure c'è qualche gruppo che vuole riferire? Del sodalizio avvenuto, di avere integrato, di avere completato il processo di adozione, ce lo vuole condividere, siamo qui. Se qualcuno che è già entrato nel gruppo è stato contattato, vuole fare un commento. Ora, chi è nelle classi capisca, è più difficile prendere la parola, mascherine e cose varie. C'è spazio ora eventualmente per fare qualche ulteriore domanda, se no. Ditemi, ditemi. Non so quanto tempo dare per eventuali domande. Posso iniziare a rompere il ghiaccio e vediamo Ah, se posso grandissimo. intervenire, diciamo semplicemente condividendo il fatto che c'è stato già un ricevimento dove un gruppo ha invitato anche lo studente, e diciamo lo studente era il consulente delle macchine, nel senso che i ragazzi di ingegneria hanno presentato qual era la loro idea e c'era lo studente a testimoniare la macchina che avevano a disposizione in officina, quindi che numeri di giri poteva fornire, che tipo di la scheda tecnica della macchina fondamentalmente. Hanno fatto insieme il ricevimento e quindi abbiamo commentato, abbiamo discusso di come sarebbe stato poi possibile eventualmente realizzare quel pezzo. Quindi ha fatto da consulente il ragazzo delle superiori per dire che macchina aveva a disposizione, che di solito diciamo, i ragazzi di ingegneria fanno una ricerca su internet, quindi si affidano a delle schede tecniche più o meno complete, diciamo generiche. Invece il ragazzo gli ha dato anche tutte le velocità fattibili da questa macchina, diciamo, tutto il dettaglio della macchina che aveva a disposizione. Quindi è stato, diciamo, interessante per i ragazzi di ingegneria avere il feedback dello studente, e lo studente ha visto intanto il ciclo che i ragazzi avevano progettato. Questa è una testimonianza anche magari per i colleghi, ripeto, per portare tutto a cose più concrete e realizzabili con sforzi Ottimo, ottimo fattibili a scuola, contributo. diciamo. Benissimo, infatti io vorrei invitare i rispettivi docenti anche poi di riferire ai dirigenti di questa attività così capillare, perché insomma avere anche tante diverse scuole che si possono poi, no, anche un po' incoraggiare, confrontare, penso sia anche questo un valore di questo sodalì, di questa collaborazione, e io farò lo stesso con il preside di ingegneria. Naturalmente il prossimo consiglio della scuola mi riservo di raccontare questa esperienza che vi devo dire è stata già elogiata dal preside nelle sue premesse, l'ho accennato, si parlava di altre cose, non avevamo ancora, diciamo, formalizzato, ma ho anticipato le attività in corso e ci sono stati prolungati e vivi apprezzamenti per questa iniziativa, che poi si spera anche altri corsi, altre materie, no, possano perseguire, perché no, non solo sulla tecnologia meccanica si possono fare delle collaborazioni, ma anche su tante altre materie. Benissimo, benissimo. Quindi senz'altro parliamone e accoglierei anche l'invito di Francesco per
per un, potremmo fare un momento di incontro anche forse a fine anno, se ci sarà un, non so, ora valuteremo se questa, la produzione, la realizzazione dei pezzettini, dei pezzi, viene fatta alla spicciolato, se magari ci sarà un momento che in un'officina si ritrovano, eccetera, potremo fare il collegamento e anche quello magari lo registriamo, lo mettiamo a disposizione, mettiamo i vari momenti a disposizione. Quindi sicuramente anche un momento di conclusione può essere utile. Ma no, ecco, non voglio parlo, ma per non per sovrappormi, ma per dare spazio, per prendere tempo e stimolare vostre ulteriori domande e curiosità. Forse Mauro ci ha dovuto lasciare, vedo, però, con la sua classe. Sì, mi pare l'aveva detto, perché è l'ora che poi c'hanno le corriere e tanti devono viaggiare, quindi forse la... Se il ragazzo della scuola o dell'università ha piacere di, appunto, di fare la conoscenza, presentarsi, raccontare il pezzo che state sul quale state lavorando, non siate timidi, avete visto che è un momento questo di scambio. Penso che anche l'orario, Michele, credo che non aiuti. Va benissimo. Penso che forse come prima occasione. Non so, però vedo tante persone collegate, sono tutti appunto. Abbiamo ancora 60 persone collegate, quindi un lato studenti, il consiglio mi sento di darvi è comunque voi non vi frenate, non vi fermate, adottate il ragazzo delle superiori e vi darà supporto, però qualcuno era preoccupato di eventuali rallentamenti, non devono essere un rallentamento, sono un valore aggiunto. Quindi, diciamo, uno tranquillamente, se poi vede che di là c'è timidezza, come diceva il professore, o ci sono altre priorità, uno va avanti con la modalità tradizionale e trova le informazioni in rete, su Google, dov'è. Se poi, quindi, diciamo, secondo me è un win-win, nel senso che nessuno deve avere dei rallentamenti o degli aggravi di lavoro, tutti devono avere dei vantaggi, degli scambi di informazioni. Ecco, questo per i ragazzi che presumo siano di ingegneria collegati. L'unico carico di lavoro in più mi pare il tuo, Francesco, perché... No, vabbè, io poi a un certo punto, nel senso, faccio un passo indietro e metto in comunicazione loro, magari, ripeto, sì, diciamo che io lo faccio volentieri, poi sono un insegnante anche delle superiori, più che universitario, diciamo, il mio lavoro principale sono le superiori, quindi nel senso, capisco bene le dinamiche delle officine, dei colleghi e tutte le varie cose, così come so i problemi dei ragazzi che hanno per 6 crediti, qualcuno mi diceva 6 crediti, il progetto, lo scritto, l'orale, dicevano anche quelli delle superiori, ho detto sì, vabbè, ma non vi preoccupate, che non daremo ulteriore carico, diciamo, di lavoro, ecco, non vi preoccupate. È un modo per lavorare meglio, per fare, esatto, le bravo, meglio, non fare lavorare meglio. Esatto, questa è la parola chiave. Invece l'onere della valutazione, l'onere tuo di valutare, sì, i gruppi, certo, adesso sono più grandi. Certo. L'onere è il tuo in questo senso. Certo. E anche più ricchi, i progetti sono anche più ricchi, più compositi, quindi c'è più materiale. Bene. Vabbè, sicuramente una ricchezza. Sì, vabbè, penso che tutti siano appagati a questo punto. Sì. Poi, come per i ragazzi che sono ascolto di ingegneria, di solito il venerdì, scrivetemi una mail, ma di solito tanta gente si collega alla spicciolata, e se ci sono domande forse più specifiche, magari lì sono più a loro agio nel farle. Ecco. Assolutamente, lo stesso vale per il mio ricevimento, che è confermato sempre il martedì sera, compreso oggi, sia in maniera collettiva per domande di interesse generale, poi anche in versione individuale per questioni personali. Benissimo. Va bene. Allora, saluto. Grazie ancora al professor inglese, invece non l'abbiamo detto, dell'ITI di Pontedera, per chi non lo sa, sì, docente sempre di tecnologia, quindi che è appunto colonna portante. Grazie ancora, allora, per i presentatori di oggi. Che hanno fatto un ottimo lavoro, bravi, bravi, bravissimi. La vostra presentazione, penso forse sarà più godibile ancora se la volete condividere, tanto da viene dato il link pubblico di Prezi, lo carichiamo senz'altro sul sito, qualunque altro contributo, ripeto, scrivetemi pure, ora vi metto la mail.
ogni suggerimento in questa fase, ma anche in seguito, è più che ben accetto. Ancora grazie a tutti, buon pranzo. Arrivederci, buon progetto a tutti. Arrivederci. Arrivederci, ciao. Evviva, evviva. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.